Allora, allora, c'ho Argo qui sotto che dorme, spero di non schiacciargli la coda. Allora, bambolotti, io mi ero già struccata, quindi come potete vedere la faccia è quella che è, però ho deciso di girare questo video abbastanza importante, nel senso comunque importante per me, e io questo video l'avrei voluto girare, solo poi non l'ho fatto. Ma l'avrei comunque fatto in questi giorni. Ho colto la palla al balzo perché adesso è di getto. E lo sapete che le cose di getto mi vengono meglio. Allora, mi sono fatta almeno un minimo le ciglia perché, oh mio Dio, cioè, puoi far venire infarti fulminanti a qualcuno. Allora, stavo rispondendo ai vostri commenti come al solito, perché oramai io sono dipendente totalmente da internet, quindi io ho dei seri, verissimi, seri problemi con internet, perché io sono totalmente dipendente da YouTube e da internet. E una ragazza che mi guarda mi fa: Cami, hai visto il video della diva? Ha parlato delle droghe. Allora io la cito, ma per il semplice fatto che parlo del suo video, perché cioè, non dirò niente di male, quindi la cito per questo. E quindi io, sapete, di solito non la seguo, sono andata a vedere. Allora, lei naturalmente ha parlato di un video, in un video di questo fatto del Corio, che cosa è successo e ciò che lei pensa. Quindi io questo non mi riguarda, cioè è il suo pensiero. E ho visto sotto tanta gente che gli diceva che comunque quello che diceva era sbagliato. Vi dirò una cosa, non è vero che è del tutto sbagliato ciò che dice. Partiamo dal presupposto che, come sapete, io ho avuto una vita particolare, ho fatto delle cose particolari, quindi sono la prima che ha vissuto, ora si attacca, ha vissuto determinate cose. Quello che dice lei non è del tutto sbagliato. Alcuni punti, anzi, devo dire che lì, come si dice, li concordo pienamente. Il fatto di dire che una persona che si droga comunque sia ha la salute, e ci sono persone che pagherebbero per avere la salute e invece non ce l'hanno per a causa di una malattia, e invece magari loro si intaccano la salute per questo, insomma. Cercavo, volevo dare il. Mi darò il template. E quindi già questa è una cosa che io condivido in pieno. Altra cosa, secondo me è una ragazza molto intelligente. Lei secondo me fa un personaggio da una parte, ma secondo me è una ragazza molto in gamba. E una persona che conosco, questa cosa me l'aveva detta, infatti, mi ha detto: guarda che lei sembra Emma, poi. E infatti è la verità. Quindi questa cosa è molto importante. Una persona che ha salute e che se la va a rovinare, purtroppo, non ci siamo. Un'altra cosa, è questa che volevo dire. Tutti sappiamo quello che è successo al Cocorico, di questo ragazzo che purtroppo a 16 anni è morto. Io ve ne ho parlato nel video delle domande un po', perché comunque mi sono state fatte delle. Io scusate se armeggio, ma stavo cercando un rossetto che non trovo. Ho risposto a delle domande che voi mi avevate fatto, ok? Che palle, dove sarà andato? E quindi rispondendo a delle domande che mi sono state fatte, ci sono un minimo entrata in questo discorso, no? Quindi sapete benissimo che io sono andata a ballare una vita, sapete benissimo che io ho provato, penso, tutte le pasticche possibili e immaginabili. Adesso non girano più le pasticche, ma girano MD. Io ho provato tutto quello che c'era da provare, io tutte le droghe possibili e immaginabili le ho provate. Quindi non mi posso trovare del tutto in disaccordo con lei. Io ho 30 anni, ho fatto una vita, come sapete, particolare. Purtroppo il problema è questo. Allora, il discorso è veramente ampio,
veramente ci si dovrebbe stare sopra, porca miseria, dovremmo fare un video di, non lo so, 50.000 miliardi di minuti per dire in realtà quello che vorrei dire. Però pensiamoci, cioè, allora poi lei si esprime in un determinato modo che può piacere, non piacere, può dare fastidio o meno. Però i suoi discorsi non sono del tutto sbagliati, cioè ci sono dei ragazzi che si rovinano la vita perché poi purtroppo diventa all'inizio è una scelta e poi una scelta non lo è più. È anche vero che diventa una malattia, però è anche vero che è una malattia indotta. Comunque sia, non è un cancro, non è un tumore che viene fuori da solo e che viene fuori così. Sono delle malattie perché poi naturalmente le assunzioni di droga, a seconda di come viene assunta, creano delle malattie, no? Tutti lo sappiamo. Quindi è una malattia indotta. Poi lo stesso tossicodipendente è malato, è una persona malata, perché è una persona che ha bisogno dei farmaci, è una persona che se non ha quello, il farmaco che gli serve, perde la testa. Quando nei telegiornali si sente dire che un nipote ha ammazzato la nonna, ha ammazzato quello, ha ammazzato quell'altro, purtroppo è perché la testa non è libera. La testa non è libera e il ragionamento della persona non è pulito. Quindi purtroppo si creano delle situazioni molto poco piacevoli. E mi dispiace ragazzi, io ho fatto tanti, cioè ho avuto veramente un sacco di problemi, sapete benissimo che ci sto lottando tuttora, ma io non ho niente assolutamente da giustificare a queste persone o a me stessa. Io non ho niente da cioè sono la prima che dice che siamo delle persone di merda, perché qualcuno mi ha detto ma tanti ragazzi si drogano perché gli fa schifo la vita che fanno, perché non hanno futuro. Ragazzi, ma vi rendete conto che nel 2015 una cosa del genere non si può dire? Cioè, i nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto la guerra, ora i nostri genitori no, ma i nostri nonni hanno fatto la guerra, cazzo, cioè. Poi che le droghe le abbiano inventate le stesse case farmaceutiche per mandare le stesse persone in guerra e per fargli soffrire meno la fame e quindi sentire meno determinate cose, però non si può dire che nel 2015 non abbiamo un futuro. È vero, non avremo una pensione, è vero che abbiamo un futuro di merda relativo al lavoro e relativo a tante cose, ma ragazzi, non ci manca niente. Quindi la persona che poi allora, la tossicodipendenza è un'altra cosa. Quindi la tossicodipendenza è come l'alcolismo, nasce da e si prospetta poi in un ambito di vita, in uno stile di vita veramente molto pesante. Mentre lo sballo del sabato sera, secondo me, è ancora più grave, perché comunque sia, io ve l'ho detto tante volte, ai miei tempi si era quei 4-5 imbecilli, che purtroppo si sapeva che si andava a ballare, si sapeva che si mangiava le pasticche, si sapeva. Ora il problema è che lo fanno tutti, cioè ora su 10 ragazzi, 8 fanno questo. Quindi, cioè, ti viene veramente da pensare, ma perché? Ora lei ha fatto un discorso dei genitori, io su quello non sono totalmente d'accordo, perché veramente io i peggiori tossici e i peggiori criminali che ho conosciuto qui a Siena erano di famiglie benestanti, quindi con un'educazione molto rigorosa, persone comunque con un livello alto di economico, insomma, persone della Siena bene. Quindi vedete, questo non sempre è reale. Io credo che oggi come oggi si faccia male a dire tutto, si faccia sempre di tutta l'erba un fascio e la cosa peggiore è il non riflettere su ciò che si fa. Però, come io vi ho sempre detto, gli adolescenti sono adolescenti perché sono adolescenti, quindi perché hanno un'età, perché non capiscono un cazzo, perché.
Allora, a prescindere che io non... Allora, da una parte capisco quello che ha detto perché io non porterei rispetto a un pedofilo, che comunque è malato, cioè un pedofilo è malato, cioè è una malattia di base, ok? Però io non gli porterei comunque rispetto per quello che fa, per quello che... lo stesso, un assassino. Si creano delle vicissitudini poi nella vita che... si fa male dall'esterno a giudicare. Quindi dare il proprio parere credo sia una cosa più che giusta, più che normale, anche perché voglio dire, YouTube c'è per questo, per scambiarsi delle opinioni, quindi c'è, va benissimo. La cosa che secondo me fa più male è che ci siano tanti di questi problemi. L'informazione purtroppo c'è, ma probabilmente è un'informazione sbagliata, perché negli anni 80 c'era un tasso di eroinomani pari al 70%, nel 2015 l'eroina è venuta fuori di nuovo come negli anni 80, c'è un tasso di ragazzi nei SERT a partire dai 14 anni ai 18 che fanno uso di eroina veramente altissima, 60-70%, sono delle percentuali esagerate. Quindi io credo che più che altro ci dobbiamo chiedere il perché, ragazzi, ecco, come noi, perché anche a me fondamentalmente nella vita, ragazzi, non mi è mai mancato un cazzo. Quindi non sempre, allora io ho sentito tante persone, tanti video sulla televisione, dove vuoi, quando intervistavano un tossico, comunque un alcolizzato, una persona con dei problemi, come ti nascono questi problemi? E io in casa mia avevo dei problemi. Allora, cioè, come ti nasce questa cosa? Io in famiglia mia avevo dei problemi. Allora, ragazzi, i problemi in famiglia ce l'hanno tutti. Cioè, non è una cazzo di giustificazione. Che ci siano persone più portate all'uso di sostanze, questo è vero. Questo secondo me è nei geni proprio, è una cosa genetica. Io fin da piccola ero molto attratta da situazioni che le mie coetanee non solo non erano attratte, ma neanche gli interessava. Invece io ero molto attratta da queste situazioni un po' particolari, un po' brutte un po', che in realtà avrebbero dovuto creare un problema ad un adolescente, invece io ero molto attratta da queste cose. Io me lo ricorderò sempre che alle medie dove andavo io c'era una ragazza più grande di me che tirava il gas, o almeno dicevano, poi sempre si va a chiacchiere, cioè anche le chiacchiere, ragazzi, cioè allora le chiacchiere sono chiacchiere, ma in fondo di verità c'è sempre, magari questa si fumava le canne e la gente è andata a dire che si tirava il gas. Faccio per dire, io ero fortemente attratta da questa ragazza, cioè tutte le ragazze che erano in classe con me o comunque amiche mie, nessuno se ne sbatteva il cazzo di questa tipa, io invece ero molto attratta da questa cosa. Quindi vuol dire che c'è sempre stato un problema di base, più che un problema, forse c'è sempre stato boh, un ricercare delle sensazioni. So ragazzi, perché sinceramente io ora sto seguendo uno psicoterapeuta. Lo sapete, io non ho problemi a parlarne, non mi vergogno assolutamente. Io vi ho fatto un vlog parlando di queste cose, non so se ve lo monterò perché questo vlog è un po' vecchiotto, però mi sono un po' sfogata in questo vlog. Siccome ho visto diversi video ultimamente che non volevo vedere, quindi non vorrei che poi si attaccassero. Cioè, la gente pensasse che io quel video l'ho fatto in risposta pure a qualcosa. Quindi voglio aspettare un po' e vedere. Quindi ora io sto parlando con questa persona. Devo dire che mi ci trovo molto bene, ci sto parlando. Però ecco, nessuno mi dà una spiegazione e nessuno ti darà mai una spiegazione. Però ragazzi, morire a 16 anni per una pasticca quando ci sono dei bambini di 10 anni con leucemie. Io ho lavorato in ospedale.
ed ho visto veramente di tutto e di più. Ho visto bambini malati, appena nati, famiglie che vivono negli ospedali, famiglie che vengono dal sud qui a Siena e vivono in un camper per stare vicino al loro bambino malato. Quindi cioè, ti viene veramente da dire, ma a me in primis che ho fatto determinate scelte, mi viene da dire, ma che cazzo c'è nel cervello della gente? Cioè, ci devono essere dei problemi di base, però invece di farsi tante domande, perché non prendere le redini in mano di questa situazione? Qualcuno, anche lei, ha detto, ma la polizia vede gli spacciatori e non fa niente. Ma ragazzi, è logico che non fa niente. Allora, a parte che ne arresti uno e ne arriva 20, a parte quello. Seconda cosa, ma chi pensate che ce li faccia i soldi? Con tutta la droga e la prostituzione. Allora, la droga è la fonte che rende più soldi in assoluto insieme al traffico di armi. Sono delle cifre da capogiro che una persona neanche si può immaginare le cifre che riescono a fare. Chi ci guadagna? Ragazzi, è così tanto perché se veramente, allora, ribadisco, chi l'ha inventata? L'eroina l'ha inventata la Bayer per darla ai bambini degli orfanotrofi, cioè. Ma di che si sta parlando? La metanfetamina l'hanno inventata per la guerra nel Vietnam, per darla ai kamikaze che si schiantassero, cioè. Quindi se determinate situazioni non vengono alienate, non vengono circoscritte ed eliminate, ci sono dei motivi. E i motivi sono questi, il soldo. I soldi e chi ci fa in realtà i soldi su queste cose. I padroni del Corio l'hanno fatti chiudere, ok? Uno può essere d'accordo o non d'accordo su questa cosa. Secondo me non serve a un cazzo, perché far chiudere un locale come il Cocorico non serve a niente, perché la gente non va al Cocorico, ma va al Matrix, non va al Matrix, va. Ora io non so più che cacchio di locali c'è, perché ai miei tempi c'era il Jais, c'era il Matrix, cioè. Non vai lì, vai da un'altra parte, quindi è inutile far chiudere un locale quando questo locale, la cosa che mi dà più fastidio è che questo locale è stato chiuso per una semplice questione di occhio, nel senso di c'è stato sto casino, lo chiudiamo, facciamo vedere alla gente che l'abbiamo chiuso e poi risiamo punti a capo. Quindi è tutta ipocrisia, a me è questo che mi rompe veramente il cazzo, che ci sia un'ipocrisia vergognosa. Quando tutti sanno benissimo quello che c'è al Cocorico, quando la gente sa benissimo quali sono le discoteche dove la gente si va a mangiare le pasticche, quali sono le discoteche dove la gente va a ballare la commerciale e si pippa cocaina tutta la sera e beve tutta la sera come le doghe. Quindi c'è. L'Italia è così, l'Italia è un paese di ipocriti, è sempre stato. Siamo in una situazione economica, siamo secondi alla Grecia. Dopo di noi, cioè prima di noi c'è la Grecia. La Grecia ha fatto bancarotta nazionale. Ma qualche domanda ce la facciamo? Quindi io penso che la situazione sia forse più grave di quello che si crede. Il problema è che oramai i giovani hanno preso come divertimento questo, lo sballo e il divertimento. Di conseguenza, o si fa capire ai giovani che è fortemente sbagliato, poi. Chi si droga c'è sempre stato, i tossicodipendenti negli anni 80 erano tantissimi, sono anche morti tutti, perché negli anni 80 non si sapeva dell'AIDS. Purtroppo le malattie, i tossicodipendenti le chiappano anche adesso. Perché? Perché purtroppo quando sei tossicodipendente la tua mente non è lucida. Cioè, io ho visto farsi con i bambini in co, cioè ragazzi, io ho visto delle cose allucinanti. La mia mamma darebbe la vita per me. Perché una madre tossicodipendente o alcolizzata fa una cosa del genere? Perché purtroppo ha la testa che non è lucida. La sua lucidità non c'è. Quindi, cioè, gli puoi dare la colpa fino a un certo punto. Gli puoi dare la colpa perché ha iniziato e ha fatto sì che la sua mente non fosse lucida. Ma lì per lì, poi, quando la mente non è lucida, non te la puoi rifare con nessuno. Perché sono stati aperti i SERT? I SERT sono stati aperti per far sì che i tossicodipendenti non andassero in giro a rubare. Per procurarsi la dose giornaliera. Però fatto sta che
c'è un sacco di CERT, un sacco di gente va al CERT e nessuno se ne frega il cazzo. Cioè, non è che qualcuno al CERT segue la persona e fa sì che questa persona arrivi e faccia un percorso che sia costruttivo. Quindi c'è, voglio dire, ma di che si sta parlando? Poi, il non portare rispetto a una persona che si toglie la vita. No, si toglie la vita, una persona che muore per una cosa del genere. Io non sono d'accordo, a prescindere dal fatto che io... non è che non sono d'accordo, però... Allora, da una parte io la penso... Cioè, anch'io mi faccio i cazzi miei, non me ne può fregare di meno. Cioè, capite che voglio dire? Però è anche vero che, ragazzi, cioè, ci vuole giudizio nelle cose. Purtroppo, se, è come chi muore in macchina dopo aver bevuto. Sapevi, non del tutto perché la mente non era lucida, però sapevi benissimo a cosa andavi incontro. Ci sono delle situazioni nella vita che l'essere umano si cerca comunque, perché l'essere umano è fatto così. Si può anche morire sotto ai ferri per un intervento chirurgico plastico. Quante donne sono morte per rifarsi il seno? Pazienza, se l'è cercato, è lo stesso identico discorso. Quando una persona fa qualcosa ed è consapevole di quello che fa, anche se secondo me a 16 anni, 14, 15, quello che è, non sei consapevole di un cazzo, purtroppo sono situazioni che una persona si crea, l'essere umano se lo crea questa cosa. Ci sono dipendenze da cibo, ci sono dipendenze da farmaci, ci sono un sacco di persone che conosco sono stradipendenti dagli antidolorifici. Non vanno al lavoro se non hanno l'antidolorifico. Cioè, però l'antidolorifico comunque sia è legale, è una cosa che per la nostra società è legale e quindi è visto in maniera diversa. Una pasticca, l'eroina, la cocaina sono delle droghe. Ragazzi, negli anni 80 la cocaina e l'eroina le davano le farmacie. Se vi informate e guardate, in America negli anni 60 venivano date le anfetamine alle casalinghe, cioè hanno fatto dei danni esagerati. Poi sono scattate le leggi di divieto, però cioè, fondamentalmente davano, la cocaina si trovava in farmacia, veniva usata appunto come anestetico, non so su che cosa. Quindi, in base alla società in cui ti trovi, in base a quello che pensa la società di quella situazione, la persona poi è circoscritta da questa società e di conseguenza la situazione è quella che ritiene la società. Però ci sarebbero tanti e tanti discorsi da fare sotto. Ho letto in un commento del suo video che qualcuno ha scritto: ma ci sono questi stronzi che magari si sono drogati e vogliono poi un trapianto e levano il posto a qualcun altro. Allora, anche questo non è del tutto vero. Un trapianto di fegato viene fatto ad una persona che è pulita. Cioè, se una persona ha cirrosi epatica ad alcol oppure ha delle malattie epatitiche che gli hanno rovinato il fegato, si operano soltanto se sono persone pulite da un arco di tempo abbastanza lungo. Non operano gente tossicodipendente o alcolisti che poi sanno benissimo che il loro fegato si va a rispappolare. Quindi, prima di dire le cose, ragazzi, informiamoci, perché YouTube sarà e è giustissimo che sia una valvola di sfogo per tutti e questo va bene. Però comunque quando si comincia a parlare di argomenti abbastanza seri, o si sta zitti, o se si dice una cosa che sia una cosa concreta e che possa servire anche a quello che la legge. Poi, se una persona che beveva, un alcolizzato, ha smesso da tanti anni di bere e ha il fegato che gli sta dando in cirrosi e viene operato, io non ci vedo niente di male. Anche perché la persona si è recuperata. Ragazzi, nella vita si sbaglia tutti. È inutile che la persona che ha scritto questo commento che voglia fare è una persona come tutti gli altri e anche lei ha sbagliato sicuramente e sicuramente gli è stata data una seconda possibilità. Quindi, per favore, queste lanternine e questi neuroni che io ho bruciato, ci sono tante persone che bruciate in ce l'hanno, ma sono peggio dei miei. Quindi, cioè, ragioniamo davvero, ragazzi, su quello che si dice. L'America, per quanto possa essere un paese com'è, quando c'è una persona che ha avuto una tossicodipendenza, un alcolismo e ha smesso, è una persona che è vista, veramente, è portata così, perché
Perché? Perché è una persona che gli viene data una seconda opportunità ed è una persona che ha sbagliato una cosa grossa e ha rimediato. Secondo me le persone che smettono sono le persone migliori. Perché comunque sì, hanno vissuto delle esperienze che una persona normale. Cioè, qual è la tua cosa più. La cosa più. Della tua giornata, la cosa più impegnativa? Pulirti il culo con le unghie a punta? Citazione di una mia grande amica. Quindi c'è, cioè, ma di che cazzo si sta parlando, ragazzi? Oh. Quindi. Ribadisco che io non la vedo del tutto sbagliata, cioè non la vedo del tutto diversa da lei, però ribadisco, è una cosa un po' più complicata. Niente, ragazzi, questo era il getto che mi è venuto. Scusate la mia faccia a culo, il mio Dio, una faccia inguardabile. E sto usando queste, cazzo, mi sono bruciata queste salviettine qua, che me le ha comprate la mia mamma e sono della Alicia. Salviettine struccanti, doppia azione, addolcente e delicata, senza parabeni, senza alcol, sono molto molto buone, che vi lasciano addirittura, una volta che voi vi siete date la salviettina nel viso per togliere il trucco, vi rilascia nel viso una specie di, sembra che vi siate date la crema. Va bene, bimbe, io spero di essere stata d'aiuto a qualcuno. Scrivetemi nei commentini naturalmente quello che ne pensate. E mi farebbe davvero piacere anche a me fare una rubrica su e ne parlare di alcune cose, però magari mi servono i vostri commenti, delle vostre, dei vostri input, di modo che io vi mando un grandissimo bacio gigantesco, siete il mio più grande sostegno. Ricordatevi sempre che siamo esseri umani, tutti sbagliano, l'importante è ammetterlo e andare sempre a testa alta. Vi adoro, bimbe mie. Buonanotte, spippeggiate poco. Ciao gnoccone.